Lodare Dio è il centro della vita cristiana, come insegna la vicenda di Re Davide nella Bibbia. Lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa del Mattino. Io mi domando quante volte noi disprezziamo nel nostro cuore persone buone, gente buona, che loda il Signore come le viene, così, spontaneamente. Che non sono colti, non seguono gli atteggiamenti formali, ma disprezzo. E dice la Bibbia che Michal è rimasta sterile per tutta la vita per questo. Cosa vuol dire la parola di Dio qui? Che la gioia, che la preghiera di lode ci fa fecondi. Sara ballava nel momento grande della sua fecondità a 90 anni. La fecondità che ci dà la lode al Signore, la gratuità di lodare il Signore. Quell'uomo, quella donna che loda il Signore, che prega lodando il Signore, che quando prega in gloria si rallegra di dirlo, quando canta il Santus nella messa si rallegra di cantarlo, è un uomo e una donna feconda.